Ci siamo? Sì. Aspetta, Allora, siccome in questi giorni si cominciano a sentire venti di guerra. Esattamente, venti di guerra. Poi cercheremo di leggere qualcosa da questo opuscolo che è stato pubblicato dall'Europeo e che io ho raccolto. Una cinquantina di anni fa. Ed è veramente interessante vedere, analizzate tutte le cose. Tra l'altro è molto bello vedere questa fotografia che fotografa i volontari italiani che andarono volontariamente a combattere con i boeri contro gli inglesi, contro l'imperialismo inglese all'inizio del Novecento. Quindi voi immaginate. Ricordiamoci che in questa guerra c'era coinvolto anche l'amico Mahatma Gandhi. Certo, c'erano di mezzo tutti. Perché pochi sanno che il Sudafrica era, come dire, in un certo senso colonizzato dagli indiani. Un mandamento olandese. Sì, però erano colonizzati dagli indiani, i quali avevano creato la borghesia. Come forza lavoro. La piccola media borghesia era indiana. Sì. Beh, infatti Mahatma Gandhi, che faceva l'avvocato per la comunità indiana. Esatto. Quello è stato il primo vento di guerra. Poi, siccome qui in maniera piuttosto semplice si descrive quali sono i meccanismi che hanno scatenato le varie guerre, per noi è importante però dire che vedete che gli italiani sono sempre stati presenti e sono sempre stati presenti con un... Ricordiamoci che nella guerra attuale russo-ucraina ci sono stati tanti volontari italiani che ancora sono lì. Alcuni sono persone che noi conosciamo personalmente, almeno io conosco personalmente. Sì, sì, anche io. Ripeto, questa è la fotografia dei volontari italiani che combatterono quella battaglia terribile contro l'impero inglese. Le carneficine che fecero gli inglesi, ricordiamo. C'è scritto qui. Allora, gli anni delle speranze tradite. Nessun secolo più del nostro ha parlato e parla di pace e nessun secolo più del nostro... Ventesimo. Ha conosciuto... e conosce la guerra nelle sue manifestazioni più tragiche, più brutali e più sanguinose. Per cui, io lo leggo questo, perché è vero, per cui più si parla di pace qua, più nella realtà dove c'è uno scontro reale, e ricordiamoci che oggi in Iran è stato trovato uno delle riserve petrolifere più importanti del mondo, più parlano di pace e più spirano venti come di guerra. Quella nel triangolo fra Cuprum, cioè Cipro, esatto. Siria e Turchia, Israele, Egitto. E lì ci sono tutte le varie fazioni che si stanno, esatto. La vera guerra è quella, non esatto. Quella combattuta, esatto. Lo spettrale cavaliere evocato, e comunque il nostro videino lì ce l'abbiamo. Sì, l'abbiamo dappertutto, de nascosto, con una faccia un po' equivoca, molto equivoca, ma praticamente ce l'abbiamo. Perché fortunatamente di facciata abbiamo dei burattini da quattro soldi. Ma qualche burocrate in gamba c'è. Cioè. Sì, che opera, essendo in gamba, opera dietro le quinte, mi pare ovvio, è chiaro. E mandano avanti dei Pinocchi come Di Maio, capiva? Mentre Di Maio fa la figura... Meglio Pinocchietti. Sì. Da dove non si capisce bene, se Finocchietti o Pinocchietti, la stessa cosa, tanto lì le persone si identificano, capito subito. Lo spettrale cavaliere evocato dalla fantasia apparentemente ingenua, ma ammonitrice del doganiere, questo è il famoso doganiere russo, esattamente. Proprio mentre il Novecento stava per nascere, ha più volte percorso la terra, lasciando dietro di sé un'incancellabile scia di dolore e di morte, e ancora cavalca attraverso i continenti. Quanti uomini sono morti negli ultimi 70 anni a causa della guerra? È un calcolo impossibile, ma comunque terrificante. La sola Seconda Guerra Mondiale ha ucciso 16 milioni di combattenti e oltre 20 milioni di civili.
pare attorno ai 55 milioni. Molto di più di quello che dice qui. Sì, 55 milioni. La prima ha causato perdite meno gravi, ma ugualmente altissime, oltre 12 milioni di caduti. Agli Stati Uniti la seconda guerra mondiale è costata 350 miliardi di dollari, che hanno sistematicamente recuperato subito. Oh, certo. Alla Gran Bretagna 300, alla Germania 280. L'Unione Sovietica ha avuto distruzioni del valore di 100 miliardi di dollari, ne ha avute di più. E non sono che alcuni dati dell'immane disastro. E dietro... Solo noi abbiamo dato circa 80 miliardi di dollari di risarcimento di guerra. A dir poco. No, beh, ti ricordi abbiamo fatto un video... Sì. Quando stavamo alla stazione di Burtina. Sì, mettici tutte le distruzioni. 80 miliardi di dollari arrivati allora. Di allora. Il valore di oggi no, è completamente... No. Allora, l'Italia, per pagare i danni di guerra alle 10 principali nazioni con cui, ha avuto teatro di guerra, in cui ha combattuto, ha pagato circa 400 miliardi di dollari complessivamente. Cosa che noi abbiamo fatto e la Germania non ha fatto. Tanto che ditene una. Esatto. Capito? Col fatto che è in assenza di trattato di pace. Sì, infatti. Non hanno fatto il trattato di pace, quindi l'hanno pagato. Certo. E non sono che alcuni dati dell'immane disastro. E dietro la fredda aritmetica dei morti, dei costi e dei danni, ciò che i burocrati non possono ricondurre in numeri, in cifre. La devastazione degli animi, il dolore degli uomini, la separazione delle famiglie, l'annientamento morale e culturale dei popoli. Di fronte a tutto ciò, i discorsi di pace, gli appelli contro la guerra che puntualmente ritornano tra un conflitto e l'altro a creare illusioni ed alimentare speranze, magari a coprire propositi di aggressione. Quindi questo è un discorso di una chiarezza estrema. Lo Statuto della Società delle Nazioni è approvato il 29 aprile del 1919. Ricordiamo che la Società delle Nazioni è quella che poi è stata modificata e cambiata in ONU. Nel secondo conflitto mondiale. Nel 48. Ed è un'assemblea plenaria che all'epoca, cioè quando poi si è scatenato il secondo conflitto mondiale, si è capito perfettamente che era un'organizzazione. A tutt'oggi... Dobbiamo dire che c'è una compensazione, devo dirlo perché obiettivamente dobbiamo parlare di le cose come stanno. I cinque grandi che hanno il voto di veto... controllano, però fino a un certo punto, perché c'è una diffusione in tutto il mondo di apparati più o meno attivi che in un certo senso agiscono anche in termini positivi, malgrado gli interessi specifici di loro signori. E non a caso, dobbiamo ricordarci molto bene che qui... L'attacco che è stato fatto a Tripoli, perché adesso stanno a dire che non è vero, stanno a dire che forse non è stata una bomba lanciata dagli americani, eccetera. Comunque sia, il regime di Tripoli è quello che sta sotto copertura dell'ONU. Chiaro. Quindi è molto interessante vedere queste cose, però è passato in secondo ordine, perché qui si parla soltanto di Iran, è interessante. Però. Ricordiamo che la Francia... Nonostante tutti i tradimenti e tutti i trabocchetti che ha fatto all'Italia insieme all'Inghilterra, comunque alla fine dei giochi ha perso di più dell'Italia, perché quelli che hanno vinto in realtà sono gli americani, certo. che comunque ci hanno come diciamo interlocutori principali nel Mediterraneo noi e non la Francia o l'Inghilterra. Ma queste sono situazioni su cui noi dobbiamo appunto esercitarci, dobbiamo parlare, perché dobbiamo contemporaneamente parlare della realtà sociopolitica e della realtà geopolitica. Intanto noi oggi dobbiamo porre questa tematica, che non è di facile risoluzione, però ovviamente è una tematica che dobbiamo affrontare. Se no qui si finisce sempre, ha ragione lui, ha torto l'altro, certo. Non contare un cazzo, eccetera. Cioè, poi, prima avete parlato di petrolio, che sicuramente le materie prime è un argomento che attira questi personaggi e queste nazioni a fare la guerra, ma parliamo anche di FMI, Fondo Monetario Internazionale, e andiamo a vedere poi se confrontiamo le zone di guerra, o quantomeno le più attive dal punto di vista della guerra, nel mondo,
Con le fonti energetiche vanno a coincidere però sempre con i paesi che non fanno parte di questo fondo monetario. Allora ecco, questo deve far riflettere chi ci ascolta in questo momento. Esatto. C'è un altro aspetto che bisogna aggiungere, è che uno dei principi fondamentali, quando sorge un nuovo astro, una nuova tecnologia, quando sorgono nuove forme di produzione di energia, questa è una regola che va avanti fin dai tempi del più lontano medioevo. Poi ti faccio un'obiezione. I proprietari dei vecchi sistemi energetici si giocano tutte le carte, non è che cambiano. Ma adesso ti interrompo un attimo perché... Adesso che si prospetta nel mondo una nuova forma di creazione di energia, tra quella atomica a quella verde e tutto il resto, i proprietari del petrolio se la giocano tutta, ci mettono tutte le armi a loro disposizione. Questo è molto importante. Allora, va messo, diciamo, completato uno scenario che lui ha solo accennato, ma che è uno scenario che dura da circa 150 anni, e cioè da quando Edison e Tesla e altri insieme, sì, a loro cominciarono il dibattito sullo sviluppo delle potenziali fonti energetiche, e c'era da scegliere fra la corrente continua, la corrente alternata e l'energia derivante dai combustibili, sì, derivati del petrolio. E stranamente fu accettata e messa in produzione, diciamo, a livello mondiale dalle grandi catene di produzione e distribuzione dell'epoca e poi fino ad oggi, cioè quelle macchine operatrici che utilizzavano, macchine operatrici in senso lato, dai locomotori alle automobili, agli aerei, eccetera, ai trattori e così via, che utilizzavano la fonte di energia più dispendiosa e più commerciabile. Esatto. Ma quel periodo là, che io abbia letto in merito al discorso, c'è stato il tentativo a livello commerciale di espandere questo tipo di energie, ma subito i brevetti sono stati comprati dagli stati tramite i servizi. No. Edison c'è ancora. Tanti dei brevetti che all'epoca, nel 1890-1895, furono messi a punto, ce l'ha ancora Edison. La Bell, attraverso le altre società che sono subentrate nel corso degli anni, dei secoli, dei decenni. Ma la cosa importante era che le altre due fonti, sia di quella di corrente alternata che quella di corrente continua, erano tutte e due molto più performanti di quella, però, di quella energetica del gasolio. Però quella energetica era controllabile perché le fonti erano controllabili, mentre quelle elettriche, essendo disperse nel territorio amplissimo, basta che c'hai all'epoca una cascata di 3 metri e già fai corrente elettrica, a quel punto diventa meno gestibile, meno controllabile, meno selezionabile e quindi gestibile dal potere dominante, capito? Claro. E questo è successo e sta succedendo adesso, ma qualcosa adesso sta cambiando, infatti. La Tesla è uscita circa 12 anni fa, 15 anni fa, è stata la prima macchina elettrica, totalmente elettrica, messa sul mercato, non la prima studiata, perché già altre aziende produttrici di automobili l'avevano messa a punto, anche la Fiat attorno agli anni 70. Ma la cosa importante è che si vede la strategia nel evolversi delle situazioni del giorno dopo giorno, che oramai, mentre c'era solo la Tesla fino a 4 o 5 anni fa, adesso praticamente tutte le case automobilistiche hanno in catalogo o auto ibride o addirittura del tutto elettriche. Addirittura c'è la Renault che è uscita con la Clio e con quell'altro modello che non mi ricordo adesso, sempre della stessa categoria, proprio da 15-20 giorni a sta parte, che sta vendendo una macchina, la Clio, completamente elettrica, con 390 km di autonomia, perché il problema per le macchine elettriche era il rifornimento e la durata dell'autonomia. Oggi tutte le case automobilistiche quindi si stanno gettando
sull'elettrico, perché? Perché sanno che le fonti energetiche comunque sono destinate a finire e qualcuno deve partire prima degli altri per accapararsi la fetta di mercato inerente le automobili quella elettriche, tipologia di motore. Da ricordare, tanto per fare un esempio, quanto fosse pompata la tensione dell'epoca, che per fare un motore elettrico servono tre componenti: lo statore, il rotore e il supporto e l'energia. Quindi quando il motore a benzina o diesel c'è circa 1500 componenti. Questo per dire la stupidità della scelta voluta, la stupidità intenzionalmente voluta dei decisori dell'epoca, dell'inizio del Novecento, di portare avanti il progetto di distribuzione dei veicoli di qualunque tipo di utilizzatore meccanico utilizzando l'energia del petrolio. Perché avevano il petrolio da vendere, perché avevano tanto petrolio, è vero, un sistema di sfruttamento che conosciamo. Io quando per la prima volta sono andato in Inghilterra nel 52, tutti i servizi pubblici erano elettrici. Sì. Ma anche in Italia, fino al 70 c'erano le circolari, c'erano i tramvetti, c'erano i filobus. Vabbè, questi erano i filobus. C'erano i servizi. No, i filobus, anche i filobus, come me lo ricordo, io partecipai alla battaglia contro la trasformazione dei filobus in autobus a gasolio, e mi ricordo ancora una fotografia che si vedeva tutto il fumo del gasolio di un autobus che stava salendo via del Tritone, ancora me la ricordo, è rimasto proprio, dice questo è quello che volete, eccetera, eccetera. C'è un altro punto che voglio leggere per far vedere come automaticamente, indipendentemente dalla volontà espressa dai capi di governo. No, voglio dire una cosa, scusa, interrompo un attimo per dire una cosa, poi seguiti te, se no mi sfugge. Allora, bisogna ricordarsi che il controllo del petrolio è una gestione esclusivamente politica, non commerciale o imprenditoriale. Tu stai parlando dei nostri. Parlo con te e con lui anche. Capito? Perché? Perché la gestione del petrolio, per dire, su cui noi paghiamo delle accise assurde, di circa il triplo del costo di produzione industriale della benzina, del gasolio e di quant'altro, noi paghiamo il triplo in tasse, ma la cosa incredibile in tutto questo è che a partire dal 1980 il prezzo del petrolio, nonostante quello che ci hanno raccontato a cazzate che già stanno iniziando a raccontarci nella situazione attuale, già stanno mettendo le mani avanti, tenendo presente la svalutazione del dollaro, tenendo presente la svalutazione dell'euro e tutti gli altri parametri finanziari, il petrolio dal 1980 ad oggi costa sempre lo stesso prezzo, ed è un prezzo politico fissato dai lor signori come punto di riferimento. Allora, ripeto quello che stavo per iniziare a leggere, per far vedere come ci sono dei meccanismi che entrano in funzione, ci sono poche frasi che voglio leggere, che sono centrate molto bene. Il titolo è "Una pistola a Sarajevo, la morte in tutta Europa". Questa è la Diri Pulsonidis, no? No, questa è la Santo Stefano. Ah, Santo Stefano. Quella che è stata affondata da Rizzo. Rizzo, sì. Luigi Rizzo. Uno scrittore austriaco, Stefan Zweig, ci ha lasciato una memoria tragica e vivissima di quei giorni d'ansia e di paura, dopo la famosa colpo di pistola di Sarajevo. Forse la ricostruzione... Ricordiamo che il tentativo di Sarajevo è stato fatto due volte nell'arco di 24 ore. Il tentativo di uccisione dell'arciduca è stato il giorno prima, che gli ha detto male, e il giorno dopo ci hanno riprovato. Era uno studente universitario, era là. Sì, ti immagino. Dicono. Lasciamoglielo dire. Forse la costruzione storica di un crepuscolo di un mondo, il titolo del libro di Stefan Zweig. I pazzoidi non organizzano delle cose così scientificamente preparate, certo. Capito? È infedele e parziale. Come gli attentati di Parigi, di Bruxelles, di Londra. Ma perché quello che ha fatto fuori Umberto II, certo, no, Umberto I. Che poi lui non l'hanno fatto parlare perché gli hanno salvato la vita, poi l'hanno ammassato a bastonate quando era in carcere. Ma a noi piace immaginare con le parole di Stefan Zweig
quelle ore d'agonia del mondo di ieri, quelle vittime, quelle ultime ore di pace prima dell'imminente tragedia. Vediamo allora il vecchio imperatore Francesco Giuseppe esitare, attendere, aspettare, come se sentisse che nelle sue mani è il destino dell'impero, ed era vero, certo, e di quanto esso aveva rappresentato. Ma lui sapeva benissimo le tensioni interne che c'erano, ma e l'irredentismo di tutte le varie, certo, etnie lui dell'impero. Proveniva da 66 anni di regno, che è stato uno dei più longevi dell'epoca che aveva vissuto da protagonista in 66 anni di regno, dell'uomo così come lo aveva conosciuto nella sua esistenza di ultimo monarca del Sacro Romano Impero. E vediamo attorno a questa figura di patriarca, per la prima volta insicuro e impaurito, il frenetico gioco dei politici e dei generali, che non vogliono più aspettare, che non sanno quale sarà il loro tragico destino e vogliono la guerra, vogliono la punizione della Serbia, vogliono vendicare l'affronto di Sarajevo. Tu immaginate quello che è successo solo 10-15 anni fa, della guerra civile instillata in Jugoslavia, di separarli, di farli ritornare a quella frammentazione di piccoli stati, di vecchi principati che si chiamavano appunto Proprio mi viene in mente. Balcanici, sì. Erano strutture balcaniche. Sì, ma c'erano. No, quelli balcanici. C'è un nome quello specifico dei principati, dei principotti. C'è un nome specifico per quel tipo di strutture. Balcanizzazione, no, sì. È un altro nome, vabbè. No, è questo. Con personaggi da operetta, perché erano tutti, capito? Tipo Vedova Allegra, insomma, questa gente qui. Doveva ritornare così, è ritornato così. Costi quello che costi, soltanto quando i generali gli annunciano, mentendo, che non soltanto la Serbia ha respinto il durissimo ultimatum austriaco, ma anzi ha già varcato il confine con il suo minuscolo esercito, Francesco Giuseppe firma la dichiarazione di guerra il 28 luglio, 30 giorni dopo l'attentato di Princip, l'Austria entra in Serbia. La Russia mobilita, guardate il meccanismo, guarda perché è molto bello. La Russia mobilita, Vienna preme su Berlino per provocare l'intervento tedesco. Il 1 agosto la Germania entra in guerra, tutto un meccanismo. Il 1 agosto la Germania entra in guerra contro la Russia. Tre giorni dopo dichiara guerra anche la Francia e travolge il Belgio. Anche alla Francia, scusate, e travolge il Belgio. L'Inghilterra richiama la Germania al rispetto della neutralità belga. Il cancelliere Bethmann Hollweg dichiara i trattati sono pezzi di carta. L'Inghilterra è in guerra a fianco della Francia e della Russia. In quelle calde giornate d'agosto è una catena di dichiarazioni di guerra che infiammano tutta l'Europa. Il 6 la Serbia notifica lo stato di guerra alla Germania e lo stesso giorno l'Austria inizia le ostilità contro la Russia. L'11 è la Francia a notificare la terribile decisione all'ambasciatore austriaco. Il 12 è la volta del governo di Londra. Il 23 è il turno del Giappone, che si butta nella mischia contro i tedeschi per assicurarsi alcuni precisi vantaggi in Cina. Il 5 novembre anche la Turchia è in guerra dalla parte degli imperi centrali. Non rimangono in Europa che poche oasi di relativa pace. La penisola iberica, che avrà poi la guerra civile poco tempo dopo, i paesi scandinavi, la Svizzera, l'Italia e la Grecia e la Romania. L'Italia scenderà in campo il 24 maggio del 15, la Romania il 27 agosto del 16, la Grecia il 27 giugno del 17, intanto anche gli Stati Uniti sono entrati in guerra. Si combatte in Europa, in Asia, in Africa.
è una guerra al tempo stesso antica e moderna, l'ultima guerra del passato e la prima del futuro. Le illusioni dei generali di manovrare i corpi d'armata come ai tempi di Napoleone si infrangono contro la nuova realtà imposta da una rinnovata visione della battaglia e dalle nuove armi. Voi quindi qui, cari amici, potete capire qual è la complessità che noi dobbiamo affrontare, perché se vogliamo capire qualcosa non possiamo non tener conto della frammentazione. E infatti io qui c'ho un libro che è veramente interessante, se tieni un momento questo, che si chiama appunto Complessità. Eccolo qui. Perché la complessità poi riemerge sempre. E allora, se non sei capace di affrontare questi aspetti dal punto di vista della complessità e credi che questi aspetti siano cose semplici, è la volta che non fai niente, sei come Gigino Di Maio, capito? Va lì a balbettare qualcosa. Gigino Puppetta. E anzi, tra l'altro, visto che ho tirato fuori questo, vi leggo una frase qui che è molto interessante. Questo è un testo eccezionale, perché fa capire come certi problemi possono essere affrontati solo in termini di complessità. Adesso ve lo leggo. Un esempio in proposito era fornito dal più recente sconvolgimento economico mondiale, simboleggiato dalla nomina nel 1979 da parte del presidente Carter di Paul Volcker a capo della Federal Reserve Board. Per individuarne le cause bisognava risalire agli anni 40. Ecco, vedete bene che se c'è qualcosa, no, che esce fuori, siamo nel 79, ma per riuscire a capire come all'origine di una crisi... Un salto quantico di 40 anni. Bisognava risalire agli anni 40, spiegò Reed, un'epoca in cui i governi di tutto il mondo lottavano per far fronte alle conseguenze economiche di due guerre mondiali e di una grande depressione fra l'una e l'altra. Tutte indotte dalla grande finanza internazionale. Sempre. I loro sforzi, culminati negli accordi di Bretton Woods, dobbiamo ricordarci sempre che Bretton Woods è alla base della realtà sociale. È il fallimento degli stati. È la base del fallimento degli stati. Con cui gli Stati Uniti hanno ricattato tutti gli stati vincenti o perdenti della Terra, e questi si sono piegati perché gli Stati Uniti avevano la bomba atomica, mica per altro. Portarlo. Il primo esperimento di bomba atomica è stato il Big Boy ad Alamo Gordo. Agosto del 1944, esattamente, il progetto Manhattan formalizzato e portato avanti anche dall'amico Albert Einstein, che poi dopo se n'è pentito, andava in giro a dire non era vero, lui non c'era mai entrato. Anzi, la funzione di Einstein era quella di spaventare tutti i popoli dicendo quanto è pericolosa la bomba atomica, e siccome l'unico paese che aveva la bomba atomica erano gli Stati Uniti, tutti i popoli si piegavano alla volontà degli Stati Uniti, sempre uguale. I loro sforzi, culminati negli accordi Bretton Woods del 1944, portarono al riconoscimento di un aspetto essenziale. Attenzione, Bretton Woods è questo: l'economia mondiale era ormai molto più interconnessa rispetto al passato. Ah, certo. Nel nuovo regime gli stati tendevano ad abbandonare l'isolazionismo e il protezionismo come strumenti di politica nazionale. Ma implicitamente a ridurre la loro capacità esistenziale, di funzione, certo. Decidendo invece di operare attraverso istituzioni internazionali, eccole qui, come la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e i GATT. Cala di Brangoni. Eccole qua, General Agreement Tariff of Trade. Però queste cose qui stanno entrando in crisi anche loro, perché quando entra in crisi la nazione egemone c'è una nuova lotta per vedere chi gestisce per primo la situazione, anche e soltanto dal punto di vista del controllo finanziario mondiale. Soltanto.
e la cosa funzionava. In termini finanziari, perlomeno, il mondo mantenne una certa stabilità per un quarto di secolo. Guarda, qui c'è scritto tutto. Ma poi vennero gli anni 70. Attenzione. Arriviamo a Maastricht. Le crisi petrolifere del 73 e del 79. Attenzione, noi qui siamo sull'orlo di una crisi petrolifera, dovuta, tra l'altro, l'avevamo già detto anche prima, al fatto che più si esauriscono le possibilità dei possessori di una precedente ricchezza, più avanzano coloro che sfruttano nuove tecnologie, sempre di carattere energetico, e più quelli che devono tenere fermi i cavalli si imputano, perché devono salvare il loro salvabile, che poi buona parte di quelli che hanno in mano la tecnologia che non riguarda soltanto l'elettricità come uso della movimentazione, chiamiamola così, terrestre, no? Ma c'è di mezzo anche l'avvento della supremazia dei lavoratori automatici, quindi l'automatizzazione, che è strettamente legata... Androidizzazione. Esattamente, che è strettamente legata a tutta una serie di fattori. I droni, tanto per parlare di qualcosa. Oltretutto, ormai la guerra aerea si fa con i droni, come una volta si faceva... L'attentato di pochi giorni fa, ricordiamo, esatto, che è un drone, esattamente, ha colpito l'Iraq. La decisione del governo Nixon, e qui vedi che ci sono delle ragioni per cui abbiamo fatto l'impeachment del water closet. Esatto. La decisione del governo Nixon di lasciar fluttuare il prezzo del dollaro sul mercato mondiale delle valute, la crescente disoccupazione, l'imperversare della stagflazione, il sistema rabberciato a Bretton Woods si stava dissolvendo, proseguì Reed. Il denaro, Reed è quello che aveva in mano in quel momento la Federal Reserve. Il denaro cominciò a fluire in tutto il mondo a un ritmo via via crescente. E i paesi del terzo mondo, sempre affamati di capitali di investimento, presero a prestito quantità enormi di denaro. Che fra l'altro mica li restituiva. A sostegno delle loro economie, aiutati da grandi società americane ed europee che trasferivano all'estero la loro produzione per minimizzare i costi. Ma guarda caso. Seguendo i consigli dei loro economisti, voi guardate che oggi ci troviamo nella stessa situazione. È tutta attualità praticamente. Perché i meccanismi economici sono sempre quelli, non è che li puoi cambiare inventandosi un altro delocalizzazione, modello. Per parlare chiaro. Esatto. No, ricordiamo un episodio emblematico di questa degradazione, questa putrefazione, questa infamità creata anche a livello sociale, a livello personale, eccetera. Ricordiamoci che la signora Federica Guidi, da noi tre volte denunciata e beccata col sorcio in bocca in una truffa colossale... Sorca in bocca? No, appunto, Dio. Vabbè. Allora, la signora... defenestrata per altri motivi dall'agone politico, agone meglio ancora, ha dovuto battere in ritirata dopo le nostre tre querele in cui dimostravamo che la signora aveva fatto interesse privato in atti d'ufficio, coinvolgimento e conflitti di interessi che non sto qui a dire perché è troppo lungo, ma che comportava l'aver vinto una gara d'appalto per la fornitura all'Enel da parte della sua azienda, di cui lei era amministratore delegato, di 32 milioni di contatori elettronici, quelli che stanno installando ancora adesso, che avevano incominciato a installare, che hanno dovuto togliere, perché la signora ha pensato bene di produrre prima a Casalecchio di Reno, poi ha detto no, ma perché devo andare a guadagnare un centesimo a contatore? Lì vado a produrre in Serbia, dove era? In Slovenia, non mi ricordo cinese. Più. No, Cina. Prima in Slovenia, poi ha detto no, perché devo guadagnare solo 10 volte il prezzo? Vado a guadagnare 100 volte e ha delocalizzato appunto in Cina, dove venivano prodotti i contatori elettronici
che essendo, la signora non sapeva manco questo, che essendo un misuratore fiscale, perché si pagano le tasse sulla corrente elettrica, e anche la TV oramai sulla corrente elettrica, non aveva capito bene che i misuratori fiscali devono essere fiscalmente assolutamente ininterpretabili, cioè devono essere corretti, giusti, perfetti e senza nessuna tolleranza in più o in meno, perché devi pagare giustamente in base all'articolo 43, mi sembra, della Costituzione, no, 53 della Costituzione, o no, o 53 o 54, adesso mi scuse, che in base alla Costituzione sì, che ognuno deve contribuire al mantenimento dello Stato secondo le proprie capacità contributive. No, e quindi anche per quello che riguarda le tasse sulla corrente elettrica. E quindi lei si è fatta produrre in Cina 4 milioni, 32 milioni di contatori elettronici che adesso stanno dovendo sostituire e spero che qualcun altro li produca, non lei. Questo sì, per dire. Te lo ecco. Posso dire perché me l'hanno installato uno di recente. Ecco. Allora, rileggiamo questo punto che per me è essenziale. E i paesi del terzo mondo, sempre affamati di capitali di investimento, presero a prestito quantità enormi di denaro a sostegno delle loro economie. Tra l'altro c'è quel bellissimo libro scritto da uno di questi, intitolato Sono stato un sicario dell'economia, sì, che ha raccontato tutti i sistemi di ricatto che loro, che la Banca Mondiale esercitava nei confronti dei dirigenti del Fondo Monetario Internazionale, i ricatti che facevano e le promesse che facevano ai dirigenti politici del terzo mondo, certo, le promesse e le aggezioni. Sì, se tu mi fai il contratto io a te ti do la percentuale, certo, è della loro economia, aiutati da grandi società americane ed europee che trasferivano all'estero la loro produzione per minimizzare i costi, seguendo i consigli anche la sede fiscale, tipo Fiat, tanto sì, ma sì, qui adesso qui la sezione, questo tipo di delocalizzazione non era quello no, di questo no, qua. Però adesso sì, c'è anche questo. Adesso c'è stato il processo di mondializzazione della Fiat, che da fabbrica nazionale per eccellenza, fabbrica di italiana automobili, esatto, Torino, esatto, si chiama italiana, esatto, automobili Torino, che gli hanno cambiato nome. D'altronde, che vuoi dire, hanno fatto coprire no, la figlia, allora, la da signora, un giudio. La signora Fiat è costata agli italiani. Ma dillo da loro. Ascolta. Fino al 71, dal 1900, dalla nascita, inizio 1900, al 1971, lo Stato italiano aveva fornito dati ufficiali forniti dal Partito Radicale, quindi non è che me lo invento io, 245 mila miliardi di lire. Esattamente. Dal 1971 al 2001, che ho invece indagato io, sono stati forniti a valore 2010, perché abbiamo fatto nel 2010 questa denuncia, circa 250 miliardi di euro. Quindi totalmente, sommariamente, diciamo così, grossolanamente, 750 mila miliardi di lire. Col concorso fattivo del Partito Comunista. Che se diciamo, ce la compravamo noi, sì, 18 volte. Certo. Altro che General Motors. Certo. Ce la compravamo noi 18 volte. Seguendo i consigli dei loro economisti. Vendevamo le automobili a 1000 euro certo, a automobile con questo sistema. Potevamo vendere, facevamo dumping commerciale tedeschi e francesi. Come ha fatto Hitler con la Volkswagen. Sì, esattamente. Volkswagen, ricordiamoci che era statale. Non solo, ma la macchina si chiamava appunto Volkswagen. Del popolo. Certo. Seguendo macchina i consigli dei loro economisti, la Citicorp e molte altre banche internazionali erano state liete di prestare miliardi, attenzione, qui è importantissimo, la situazione è la stessa di oggi, certo, miliardi di dollari ai paesi in via di sviluppo. Nessuno aveva dato credito a Paul Volcker quando al Federal Reserve Board aveva sostenuto la necessità di arginare a qualunque costo l'inflazione, anche se ciò avesse comportato un forte aumento dei tassi di interessi e la recessione. In realtà le banche e i loro economisti non avevano voluto prestare molto credito a simili parole pronunciate negli uffici ministeriali di tutto il mondo.
Nessuna democrazia avrebbe potuto tollerare quel tipo di politica. Quale democrazia? Comunque. No, quale? Una democrazia. Quelle che si chiamano democrazie. Sì, quello che esporta, lo Stato che esporta la democrazia è la più grande aristocrazia finanziaria mondiale. Naturale, che naturale, dice di volerla spostare? Quindi che cazzo di democrazia esportano? D'altronde, sulla punta del moschetto. Sì, d'altronde, dal punto di vista, diciamo, della frase, la frase c'ha un solo senso, cioè perché capi del governo andavano lì a dire, dice guarda otto, stai attento che qui c'è crolla il governo, capito, tutte queste cose. E d'altronde come avrebbe potuto? Così, continuò Reed, la Citicorp e le altre banche seguitarono a prestare denaro alle nazioni in via di sviluppo fino all'inizio degli anni 80, cioè ieri. Certo. Ossia fino al 1982, quando prima il Messico, poi l'Argentina, il Brasile, il Venezuela, le Filippine e molti altri paesi rivelarono che la recessione a livello mondiale innescata dalla lotta contro l'inflazione rendeva loro impossibile onorare i debiti. Ecco dove nascono le guerre. Certo. Diventato direttore generale nel 1984, Reed aveva trascorso la maggior parte del suo tempo a mettere ordine in quella baraonda, costata fino ad allora alla Citibank molti miliardi di dollari e alle banche a livello mondiale perdite. No, ricordiamo che la First Citibank è stata la prima banca degli Stati Uniti d'America, federale. Beh, da cui poi è sorta la Federal Reserve. Perdite dell'ordine di 300 miliardi di dollari. Capito? Questo io poi qui mi fermo, perché il grande potere finanziario si basa anche su dei sistemi particolari, tant'è vero che poi cosa hanno fatto? Per risolvere questo problema si sono affidati, ecco perché il libro è intitolato Complessità, a fisici. Studiosi della complessità, capito? I quali hanno elaborato dei sistemi economico automatici tali per poter affrontare gli algoritmi, si chiama. Sì, da poter affrontare tutta una serie di problemi, ovviamente nell'interesse degli Stati Uniti, perché qui è chiaro. Ma che diciamo qui si parla della Federal Reserve. Di quelli che sono stati coinvolti erano tutti fisici delle università americane, capito? Allora, questo per dirvi che la cosa è complessa. No, ricordiamo pure che la First Citibank è fallita. Beh, nel momento in cui... Nel 2008 è fallita. Quando dicono... Sono riusciti a far fallire la First Citibank. No, sono riusciti a far fallire. Hanno deciso che dovevano dire che... E siccome nessuno aveva il coraggio di contestare, no, quello che dicevano... Perché la First... No, per non farla fallire, l'hanno venduta ai cinesi. Nel 2008 è stata venduta ai cinesi. Sì, ma qui lo dice in maniera molto chiara. Dice nessun governo ha il coraggio di contestare ufficialmente quello che dicono i banchieri. Questo lo scrive tranquillamente. No, però i cinesi hanno voluto credere nel sistema americano e nel dollaro e sono comprati la First Citibank. Tanto è loro che io faccio. Qui possiamo collegarlo al fatto, per questo noi ci riuniamo anche, ci riuniremo anche adesso, anche esatto, quest'anno, il 26 di gennaio 2020, ci riuniremo a Roma proprio per parlare del problema finanziario e dare delle soluzioni, però smettere di lamentarci soltanto, ma dare delle soluzioni concrete, e parleremo di cambiale sociale collegata a che cosa? Al reddito di cittadinanza universale, il vero reddito di cittadinanza che oltretutto Orazio Ferniani aveva presentato già 10 anni abbondanti prima di come venisse poi sviluppato male e in maniera assolutamente faziosa dal Movimento 5 Stelle. Esatto. Perché quello che vi viene presentato oggi come reddito di cittadinanza attivo, che è entrato in vigore, è un ricatto. E se voi andate a leggere tutti gli articoli, capite perfettamente il ricatto che viene fatto ad ogni italiano che ne vuole provare a fare d'uso. Perché ti propongono magari 3 lavori scadenti, nel momento in cui tu non accetti quelle 3, anche ti viene elevato. Noi parliamo di un reddito di cittadinanza che dovrebbe essere garantito ad ogni cittadino dalla nascita. Anche a 500 km dal luogo di residenza. Uno stipendio di 780 euro, certo, che è la metà di quello che dovrebbe essere uno stipendio, certo, ragionevole, minimamente onorevole. Esatto. E che invece ti conduce a dover pietire
una ciotola di lenticchie. Noi oggi siamo italiani e stiamo parlando agli italiani, ma questo discorso del cambiale sociale è qualcosa che possiamo applicare in tutto il pianeta. Quando sento anche un Conaré che mi parla dell'Africa, che mi parla dello stesso problema di cui parlavamo poc'anzi, cioè di una banca francese, la banca francese, la banca centrale francese, che fa esattamente quello che fa la BCE in Europa con noi, ma lo fa a livelli esponenziali molto peggio con i paesi africani, dove li sfrutta mettendoli a debito e dandogli una moneta a debito. Noi parliamo di una valuta a credito, parliamo di qualcosa che può salvare l'economia italiana e mondiale. Invece che andare in guerra, noi proponiamo una rinascita e quindi proponiamo un rinascimento, un nuovo rinascimento, il rinascimento italiano. Bravo. Tutto bene? Bravissimo. E quella è la conclusione a cui noi volevamo arrivare. Io qui ho altre cose che stranamente quando io cerco non trovo. Eccolo. Approfitto un attimo, visto che parliamo di libri, anche perché per no, faccio vedere, guardate, il libro che stiamo presentando. Questo era un manifestino dove c'erano i punti essenziali della proposta politica di Rete dei Cittadini, che sono stati risucchiati completamente dal Movimento 5 Stelle, il cui scopo era appunto quello di interdire e fare proprie alcune istanze che nascevano dal popolo, esatto, per portarle nelle sabbie mobili. Ecco, qui è tutto, qui è scritto, qui. Noi vi invitiamo a contattarci, perché questo è un manuale molto bello. Orazio Ferniani ha fatto già 3 libri. Questo libro, Vademecum, è veramente in versione tascabile. Questo è il quarto. Ah, benissimo, abbiamo la quarta edizione pure, che è già pronta. No, non è la quarta adesso. Edizione, è un quarto libro. Ah, il quarto libro, scusami. Perché in questo manuale, appunto, che diceva Andrea, c'è, diciamo, spiegato sommariamente una cosa importante, e cioè che il reddito di cittadinanza, essendo, ascolta un attimo, il reddito di cittadinanza, essendo emesso da ciascun individuo adulto sopra i 18 anni, può essere utilizzato anche per fare dei prestiti. Quindi non solo uno può avere una certezza di 1.500 al mese, 2.000 euro, quello che stabiliremo al mese in base a dei parametri che non sto qui a dire, del tutto tollerabili fra l'altro, quindi non è che è una promessa così campata in aria. La cosa importante da dire quindi è che questi 1.200 euro possono essere convogliati verso chi ha bisogno dei 12.000 euro, per esempio, perché deve ristrutturare casa o perché ha bisogno di 100.000 euro per mettere su l'aziendina che altrimenti non potrebbe da solo riuscire a fare, e quindi convogliare l'azionariato diffuso, ecco, non mi veniva, cioè creare quella forma di azionariato diffuso reale, non come fittizio. È attualmente l'azionariato diffuso, che però tu devi andare in banca a prendere i soldi e quindi a rischiare anche che tu non riesce a restituirle alla banca, oppure che la banca fallisce e quindi quella restituzione non l'avrai mai, eccetera, eccetera, come sta succedendo adesso. Ricordiamoci sempre che il bail-in e bail-out è una porcata di una dimensione assoluta, mai esistita al mondo. Cioè non esiste che io, senza che abbia mai firmato un cazzo a livello negoziale, a livello di codice civile, in qualunque parte del mondo uno va, prima che riesce fuori questa porcheria assoluta. Il concetto di debito e di impegno contrattuale in un'azione di adempimento debitorio non esiste, che io non vengo coinvolto in qualcosa che non, di cui neppure sono a conoscenza, non avendo mai sottoscritto niente, semplicemente perché io sono azionista, ho comprato un'azione della banca. Stai parlando a lui. Parlo in generale. Oppure che magari alcuni si sono sono coinvolti in un'operazione, ma che hanno avuto interesse a realizzare per tutt'altri fini e scopi, perché uno può comprare le azioni della banca
ma per avere un, diciamo, una potenziale riserva di riserva economica e finanziaria che può essere utile per, in alcune situazioni. Non che uno viene coinvolto nel fallimento della banca e se la banca non c'è fondi il debitore, il creditore si rivale su di me che non c'ho nessuna, con, diciamo, nessun coinvolgimento diretto con loro. Certo. E questa è una follia assoluta. No, è una malafede totale, è una truffa. È sostanzialmente truffa. Non è truffa. Noi l'abbiamo denunciato, l'abbiamo fatto non so se 3 o 4 querele su questo argomento qua. Cioè tu è il gioco delle tre carte. Cioè tu non mi puoi coinvolgere nel gioco delle tre carte se io non partecipo al gioco e magari sto a 100 km, 1000 km di distanza. Non esiste. Allora, per tornare al discorso, invece, questo terzo libro che quarto libro, scusa, questo quarto libro evidenzia questo aspetto, cioè non solo il reddito di cittadinanza singolo, individuale, ma il reddito di cittadinanza come cespite di risorsa finanziaria da dare come partecipazione solidale a un progetto di qualcun altro. E non è una partecipazione finanziaria, di, diciamo, come dice l'articolo 11 del testo unico bancario, cioè di raccolta raccolta del credito, ma è un trasferimento del valore individuale della persona, che è molto più in alto di quello che viene minimizzato attraverso quel concetto della banca. Certo. Cioè io ti do una mano e te vengo, come si faceva una volta, quando ero bambino, io abitavo in campagna e i miei erano agricoltori, e siccome i soldi non c'erano, che cosa facevano? Quando facevano la vendemmia, la trebbiatura, i grandi lavori, siccome il lavoro era quasi totalmente manuale, non esistevano le macchine operatrici che oggi hanno anche i contadini, che cosa si faceva? C'erano le vicine, le famiglie del vicinato, nel raggio di un chilometro più o meno, che tutti mandavano, intanto dovevano tutti svolgere il loro lavoro giornaliero, diciamo di routine, ma tutti mandavano una, due, tre persone in aggiunta per dare contributo a quel lavoro straordinario che c'era da fare. Un giorno, due, tre giorni si lavorava nel terreno di uno, altri due, tre giorni nel terreno di lato, rotazione, ed era uno scambio di ricchezza. Era uno scambio reale di ricchezza, non c'era passaggio di moneta, ma era uno scambio di forza lavoro, uno scambio di energie, uno scambio di simpatie, di empatie, diventavi fratello con quello. Quando ci lavori tutto il giorno a lavorare, a sudare 10-12 ore al giorno d'estate finché c'è luce, quello diventa tuo fratello. Quell'altro diventa tuo fratello perché ha condiviso con te gli sforzi, come fare il militare per la campagna militare di 3-4-5 anni, diventi per forza tuo fratello. Si crea cameratismo. Quel cameratismo assoluto, di profonda stima, di profonda considerazione, di condivisione assoluta del pensiero dell'altro, perché poi ti accomuna anche il contatto con la concretezza, con la realtà, accomuna anche il pensiero, è vero o no? Come no, certo. Cioè, questo è l'importanza di partecipare ai nostri incontri. Ecco. Noi vi chiediamo semplicemente di venire, sono incontri gratuiti a cui noi vi chiediamo semplicemente di ascoltare e partecipare. Poi se avrete anche iniziative o idee da darci, venite, approfittate per darcele, però incontriamoci, è quella solidarietà che deve rinascere. Poi quello che vi chiediamo è di leggere questi libri, perché questi libri vi permettono di avere un discorso che diventa un vostro discorso, cioè fare vostra la materia, la cambiare sociale che non vi insegnano purtroppo a scuola. Allora noi vi chiediamo di leggere, di seguire quantomeno i video di Alba Mediterranea su YouTube e capire e iniziare a capire per poi diffondere la cambiare sociale, perché è qualcosa che appartiene a tutti. Non a caso noi abbiamo nel corso dei decenni partecipato a una enormità di eventi, di occasioni di presentazione, di dialogo, di relazione, no? In cui abbiamo avuto anche in varie aule del Senato, in varie occasioni siamo stati a spiegare le nostre cose, e tutte le volte, proprio perisseguamente, venivamo interrotti nella nostra enunciazione metodicamente, fra virgolette
democraticamente, perché nel senso che certo. sembravano interruzioni casuali. Dovute a dialettica interna, no, nell'aula, nella sala. In realtà erano, diciamo, interruzioni volontariamente programmate per cercare di slegare il discorso in modo che la gente, già essendo diciamo, difficoltosa la tematica che trattavamo, assunta. In più c'era questa discontinuità nel discorso, per cui ecco, questo l'abbiamo anche evidenziato in alcuni video che abbiamo mandato online proprio ieri, mi sembra, in cui si vede chiaramente la intenzionalità dell'interruzione, della violazione della capacità enunciativa, no? di spiego del concetto che volevamo fare. Questo ecco per dire che o per motivi, diciamo, futili, o per invidia, o perché non hanno niente da dire come materia risolutiva che porti soluzione alle problematiche, o per ordini di scuderia che loro neanche conoscono, neanche sanno per quale motivo lo fanno, però lo fanno perché gli si fa ombra a questa gente che non ha niente da dire, niente da proporre. Noi le cose da proporre ce le abbiamo, e come abbiamo dimostrato e dimostriamo continuamente. Se voi andate a vedere i video, si vede chiaramente che noi stiamo cercando di far capire alcuni concetti, come ad esempio quelli che qui diciamo sotterraneamente sono stati espressi, e che in realtà vengono sottaciuti o tentati di sopprimere o occultare in tutte le maniere possibili, sia legali che illegali. Ma il 26, ricordo, è una domenica, prendetevi quella giornata per venire ad ascoltare di cosa vi parliamo. Quando avete finito quell'incontro siete liberi di dire: sai che c'è, non mi interessa, ma noi siamo talmente sicuri di quello che vi stiamo presentando, è un qualcosa che riguarda non solo noi ma soprattutto tutti noi, quindi anche voi, a via Antonio Bertoloni 45, scusate, controllo il numero, non mi ricordo. Come 45? Sì, 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 via 40. Antonio Bertoloni 45, zona Parioli. È proprio nel centro di Roma. Se voi venite venite là verso le 10:30, inizia l'incontro alle 11 e finisce alle 18. Tra le 18 e le 19 permettiamo a tutti i presenti di fare delle domande rispetto agli argomenti trattati. E in più, quando venite all'incontro, presentate l'incontro ad altre persone per la prossima volta, perché noi ne vogliamo fare almeno uno al mese, e siamo disposti, se qualcuno è nell'impossibilità di venire fino a Roma, anche di fare degli incontri, ma organizzati da chi ce lo chiede, in altre città d'Italia. No, ricordiamo che quantomeno le spese, certo, di viaggio e di alloggio. Le spese vive di viaggio, quella è l'unica cosa che vi chiediamo per venire fino a sua, magari a Torino, piuttosto che giù a Catania o a Palermo, veniamo dappertutto, ma ecco, permetteteci insomma di raggiungervi, solo questo. Però ecco, se potete venire a Roma, venite intanto a questo incontro di gennaio 2020, cioè del 26 gennaio, che è via Bertoloni 45, zona Parioli. Io vorrei concludere, perché sì, sennò ci dilunghiamo moltissimo, facendo vedere ai nostri amici questa testata. Questa è una testata del 15 aprile 1919, un secolo fa. Il libro si chiama Rassegna Italiana. E no, questo ve lo voglio. Società Anonima. No, quella pubblicità. Ah, ok. Rassegna Italiana, da cui io vi voglio far vedere un articolo, il titolo di un articolo, da cui si capisce perfettamente che chi ragiona capisce, chi non ragiona continua a splatterare senza senso. Fideisticamente. L'articolo è intitolato La nuova egemonia. Eccolo qui. È del 1919. Stati Uniti, Inghilterra. La nuova egemonia. Eccola qui. Nel 1919 gli intellettuali che ragionavano sapevano perfettamente che si era instaurata la nuova egemonia. Stati Uniti, Inghilterra. Eccola qui. Quindi il secondo conflitto mondiale è stata una guerra che noi abbiamo cercato di fare contro quell'egemonia. L'abbiamo persa, ma l'abbiamo fatta. La seconda guerra mondiale. La seconda, l'ha detto bene. La seconda guerra mondiale. Dopodiché direi di chiudere, perché sennò la gente si stucca. Aspetta, l'interrompo e seguiamo con un altro tema. Guarda che ora è.